prenderà il via lunedì prossimo la seconda edizione di Albero Libro 2023, presentata ieri mattina a Polistena a Casa Ieracea in una conferenza stampa. La manifestazione è stata ideata dall'amministrazione comunale, che ha organizzato la manifestazione promossa dalla Regione Calabria in collaborazione con Dracma. L'obiettivo, dice il primo cittadino Michele Tripodi, è quello di promuovere la cultura del libro accompagnata da una seria tutela dell'ambiente, da qui l'abbinamento albero e libro. Noi abbiamo organizzato questa manifestazione che ogni anno intendiamo promuovere, che si chiama Albero Libro. Siamo alla seconda edizione e si tratta di una iniziativa che coniuga gli aspetti ambientali con quelli della cultura. Come si sa, a maggio, ormai è noto, il maggio dei libri è una categoria culturale che appartiene anche all'umanità, probabilmente. Noi a maggio abbiamo voluto arricchire questo stimolo alla lettura che vogliamo comunque promuovere attraverso l'educazione ambientale. Quindi mettiamo insieme due parole, albero e libro, proprio perché riteniamo che ci sia anche un nesso anche nella materializzazione poi del libro, perché si costruisce un libro attraverso il legno, quindi c'è anche un processo, come dire, che associa i materiali. Dal legno si passa alla carta e dunque anche all'uso molto condizionato e limitato e anche ambientalmente sostenibile di materie prime. Ma non è solo questo aspetto, l'aspetto importante è che noi approfondiamo temi di attualità. Noi presenteremo 5 appuntamenti quest'anno che spaziano, parleremo anche di tematiche appunto di cronaca come la sanità, come la Costituzione. Ecco, sono temi che possono anche fare presa nelle scuole, perché attraverso questa iniziativa noi vogliamo coinvolgere tutti gli istituti presenti a Polistena, gli studenti. Infatti 2 di questi appuntamenti, appunto quello sulla Costituzione ma anche quello che riguarda l'antimafia, saranno fatti di mattina, quindi per le scuole. Poi ci saranno altri momenti di approfondimento che un po' saranno itineranti nelle piazze, nei luoghi simbolo della cultura di Polistena, e riusciamo attraverso questa iniziativa, che non ha neanche costi, diciamo, di sostenibilità eccessivi, a poter promuovere tra la cittadinanza buone pratiche che riguardano l'approfondimento culturale e anche l'ambiente. Un progetto quindi che si sviluppa nell'ambito ambientale, culturale, ma soprattutto in quello dell'antimafia, ha detto l'assessore alla cultura Maria Catena Napoli. Allora, l'amministrazione comunale intanto ha l'obiettivo di muoversi in un'ottica di rinnovamento anche per rispondere a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini anche in ambito culturale. Albero Libro, come spiegava poc'anzi il sindaco, è un progetto che si sviluppa nell'ambito dell'educazione ambientale e anche nell'ambito della stagione antimafia, tant'è che verranno associati alla presentazione dei libri la piantumazione di alcuni esemplari di alberi, non solo per arricchire il nostro paesaggio arboreo, ma anche perché la piantumazione dell'albero assume una valenza pedagogica molto importante, in quanto rappresenta il simbolo delle lotte alle mafie e delle lotte ad ogni forma di criminalità organizzata che purtroppo ancora oggi si erge in maniera esponenziale nel nostro paese. Quindi l'obiettivo è quello sicuramente di educare attraverso questo progetto alla cultura della legalità, ma anche di salvaguardare e proteggere quello che è il nostro ambiente, il nostro territorio. Primo appuntamento lunedì prossimo nel Salone delle Feste del Municipio alle ore 18 con la presentazione del libro Della responsabilità individuale e altre bestemmie di Alto Libri.